Risate ad Auschwitz, l'album Hocker con 116 fotografie informali del personale SS. Il campo di concentramento di Auschwitz fu il luogo dove persero la vita almeno 1.100.000 persone, per la maggior parte di religione ebraica, ma anche slavi, omosessuali, polacchi, romeni, sinti, prigionieri di guerra russi e altre persone sgradite al regime nazista. Quando si parla di questo luogo è difficile figurarsi le persone che vi lavorarono, assassini che uccisero un numero così enorme di altri esseri umani. Gli ufficiali responsabili del campo furono uomini e donne della SS che svolsero tutta quella serie di operazioni necessarie all'uccisione di un così abnorme numero di esseri umani. Le fotografie di questa galleria, una selezione delle 116 totali, furono scattate fra il maggio e il dicembre del 1944 da Karl Hocker, aiutante di Richard Baer, il capo del campo, nel ritiro di Solaute, un piccolo resort costruito dai prigionieri del campo stessi. Sono incluse in quello che è conosciuto come Hocker Album, un documento unico nel proprio genere, indispensabile per una comprensione storiografica dell'Olocausto, oggi conservato presso il Museo Memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti a Washington. Le immagini sono significative perché le fotografie della vita sociale degli ufficiali SS responsabili dello sterminio di Auschwitz sono andate quasi interamente distrutte. Questo fu il primo album completo di funzionari delle SS impegnati in attività informali, anche se esistono alcune altre immagini provenienti dai campi di Sachsenhausen, Dachau e Buchenwald. Sara Bloomfield, direttrice del Museo dell'Olocausto a Washington, afferma: «Queste fotografie mostrano in modo evidente la soddisfazione degli ufficiali, mentre supervisionavano un mondo di sofferenza inimmaginabile e offrono una prospettiva importante sulla psicologia di coloro che perpetrarono il genocidio». La direttrice della collezione di riferimento fotografica del museo, Judith Cohen, ha affermato che non ci sono fotografie che descrivono nulla di abominevole ed è proprio questo che le rende così orribili. Ci si potrebbe quindi chiedere che fine fece l'autore delle fotografie, Karl Friedrich Hocker. L'uomo nacque nel 1911 e, a partire dai 18 anni, lavorò in banca come apprendista, sino al 1931. Nel 1933 entrò nel partito nazista, dove fu impegnato politicamente e poi spedito, sino al 1945, come impiegato presso il campo di Auschwitz. Dopo la guerra venne tenuto in un campo di lavoro in Gran Bretagna fino al 1946, poi fu liberato e riassunto nella banca dove aveva lavorato come apprendista quasi 20 anni prima. Durante il processo di Francoforte, svoltosi dal 63 al 65, venne condannato a 7 anni per oltre 1000 omicidi ad Auschwitz. Fu rilasciato nel 1970 dopo meno di 5 anni di carcere e tornò nuovamente al lavoro di bancario come capocassiere, dove rimase sino alla pensione. Nel 1989, durante un processo a Bielefeld, Hocker venne riconosciuto colpevole di aver ordinato 3.610 kg di Zyklon B dall'azienda tedesca Tesch e Stabenow di Amburgo, il gas utilizzato per lo sterminio di massa al campo. Morì nel 2000 all'età di 88 anni, circondato dagli affetti familiari della moglie e dei 2 figli. Nonostante fosse uno dei corresponsabili dell'omicidio di oltre 1 milione di persone, non trascorse in prigione più di 6 anni in totale. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.